penso e credo che sarebbe bellissimo se tutti fossimo capaci di incoraggiarci a vicenda e di trasmetterci a vicenda la bellezza della speranza. Come ho detto poco fa, davvero per stare in piedi e andare avanti insieme, perché cambiare è possibile. Lei è voluto ripartire da Scampia, dagli ultimi, dalle periferie, dai poveri, perché? Perché sono loro ad indicarci la strada. Io nella mia vita ho imparato, proprio stando in mezzo a loro e imparando da loro la fatica, il coraggio di non arrendersi mai e di andare avanti. Oggi in maniera particolare, incontrando alcune persone e anche alcune famiglie che vivono difficoltà, ancora di più mi sono reso conto quanto, stando accanto a loro, tu impari a leggere la vita con gli occhi attenti di chi la vita la vuole cambiare. Ed è di questo che noi abbiamo bisogno. Il coraggio davvero di guardare la vita con gli occhi di chi la vita la vuole cambiare e credere nella forza e nella bellezza della speranza. Ma possiamo farlo solo insieme, insieme. Lei ha detto insieme ci libereremo anche della camorra. Sarà una lotta dura, difficile, però è possibile. È possibile perché se davvero saremo capaci di farci forza di quello che è il nostro credo, di quella che è la nostra speranza, se davvero saremo capaci di camminare insieme, è possibile costruire un mondo migliore. Però ognuno deve fare la sua parte. Questo è molto importante. Noi come Chiesa non ci tireremo indietro. Nessuno deve tirarsi indietro. Bisogna veramente avere il coraggio di ritrovare quella credibilità perduta, perché soltanto così saremo forti nell'affrontare ogni tipo di criminalità.